confronto a ieri ho provato a spingere di più e a chiudere un po' più tutte le curve e ce l'ho fatta. E sono felice di essere in questa posizione e spero di fare un bel campionato insieme a Filippo Bianchi e a Codofina, anche perché mi sono anche divertito tanto. E ringrazio i sponsor, Sorrentino, Roberto Fuori, Studios e i miei meccanici, Patrizio Lodovico e il capo della Flash Moto, Marco Cipriani, e spero di fare altre prime posizioni in questo campionato. Senti, hai detto che è stata un po' dura, hai dovuto resistere all'attacco degli altri per portare a casa questo punto. Ti sei impegnato in alto nel finale? Sì, nel finale ho provato, come Guido mi ha preso nel rettilineo, l'ho sorpassato e ho chiuso tutte le curve e poi sono andato a vincere questa gara. Passa il microfono, Filippo. Filippo, complimenti. Grazie. Vittoria per oggi seconda posizione, però insomma il campionato è apertissimo e tu sei il bravo. Sì, dai, è stata una gara molto dura di ieri perché avevo molto più motore, lo spingeva oggi. Mi passavano in dritta di motore, però dai, dopo in spurna si era lì, si è lottato fino alla fine, dai, sono contento anche del secondo posto, spero a Mugello di migliorare molto anche in guida, dai, ringrazio tutto il team, mio padre, ringrazio mio papà, poi tutti i sponsor e i talenti aggiunti. Ti piace il Mugello come pista? Non ci ho girato. Allora, passa il microfono davanti alla Guido. Grande battaglia, complimenti, anche oggi terzo posto. Grazie. La partenza l'ho fatta molto male, ho dovuto recuperare per andare a prenderli. Peccato che l'ultimo, che Filippo, non mi ha fatto un sorpasso, se no potevo sorpassare agli Alpo. Sono un piacere. E ringrazio mio padre e tutti i miei fratelli. Grazie.